Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon. Questo è Skydrift Infinity in beta, mi hanno dato l'accesso anticipato a questo gioco. Gli sviluppatori molto gentili, è un gioco fantastico. Non so se avete mai giocato a Wipeout o a Quantum Redshift, con le astronavi, queste con gli aerei, ma in sostanza inseguiamo i nemici e gli spariamo prendendo power up in giro. Vi faccio vedere com'è, sono una pippa. Controlla CPU per adesso, perché sono molto pippa. Se poi prendete il gioco e volete giocare insieme, fatemelo sapere nei commenti, che magari organizziamo qualche partita insieme e penso che sarebbe molto più interessante. Adesso conosco qualche amico appassionato di aerei che secondo me... Ah, beh, guardate che aerei fighi che possiamo sbloccare. Io adesso ho usato sempre questo, che ha un po' di velocità e un po' di corazza rispetto a questo, che ha tanta manovrabilità, però... Posso cambiare la skin, ok. Uso il pad dell'Xbox 360 per comodità, ma si può usare anche la tastiera. Abbiamo subito una mitragliatrice che mi sembra attrappiata. Se vi schiantate non succede niente, quindi vi vedrete schiantarmi... Oddio! Sì. Oddio. Ho preso in pieno una mina, ecco. Non li conosco ancora tutti i power up, so prendere i missili e... Oddio! Oddio! È un po' scomodo perché bisogna usare due thumbstick, uno per fare queste manovre qua, la mano di coltello, e l'altra per girarsi normalmente, e due grilletti per andare veloci. È un po' scomodo, mi devo abituare. Conto che gli altri si schiantino più di me. Potete trovare anche quello che ho preso adesso, che vi aggiusta la navicella. No, la navicella, sì, l'aereo. Oppure una cosa che vi dà lo scudo. Ah, e se volate raso terra, vi si carica il boost. E con un fatto tipo per vedere cosa avevo dietro, ma non volevo. Che è questo. Per farmi il selfie mi sono schiantato. This is the last lap. Sono due giri. E la cosa bella è che l'audio non è in italiano, ma tutto il resto sì. Quindi bravi gli sviluppatori. Ah! Ultimissimo, credo. Ma no, ma ero più comodo con la tastiera, credo. Che così giro su me stesso ed è molto interessante, ma in realtà per girare si fa questo. Abbiamo due missili, li devo usare bene. Ah, si possono prendere più power up. Sta cosa me l'avevo fumata, me l'avevo persa. C'è un tasto per passare da un power up all'altro, che non so benissimo. Ah! Mi rendo molto violino. Dai che qualcosa ammazziamo, spero. Oh, 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 oh.
Io quasi ne ho arrivato, eh. Anche non sono ultimo, non settimo. Reptile. Facciamo continua. Ho sbloccato la medaglia di artista. Ah, perché ho cambiato la skin. Vediamo un'altra mappa. Questa non l'ho mai provata, vediamo com'è. Anche qua immagino siano solo un paio di giri, sono gare molto veloci. Race starting. Si esplodo al primo. Bisogna essere molto precisi a prenderli. Non riuscivo a dire la mia. Neanche uno lo prendo e vai. Sempre settimo, paesaggi. Mozza fia, proprio molto mozza e appunto. Posso andare di qua? Andare di qua. Schiantandomi sotto sopra. Mi sono fuso con la neve. Uno con la neve. Beh, gli alberi non mi uccidono. Dai, qualcosa. I missili sono più efficaci. Quasi lì, infatti. In qualche modo li ho evitati, non so come ho fatto, ma... Aia!
Questo ha fatto male. C'è uno dietro che mi sta smitragliando, non so se lo vedete. Un po' danneggiato, Mad Machine mi sta attaccando, eh. Non ti lo prendo a power up, lo prendo io. Mannaggia! Il mio è esploso poco dopo. Terzo posto però, dai. Sono soddisfatto. Quindi neanche per questo video è tutto, spero che Skydive Infinity vi sia piaciuto, grazie per avermi seguito e alla prossima!